azienda, dei comuni partecipati dalle vostre forze politiche, guidati dalle vostre forze politiche, che avevano chiesto di realizzare in Val di Sole una mega centrale a Di Maro, sulla base di un progetto vecchio dell'Enel, che avrebbe devastato il fiume Vermigliana e il fiume Noce. Noi ci siamo impegnati con l'allora sindaco di Vermiglio Daldoso, oggi assessore, a realizzare una piccola centrale che bloccasse questo mega intervento e che salvaguardasse in modo importante tutto l'asse del fiume Noce, che era già ed è già sfruttato a monte dalle centrali ex Enel. Quindi questa mozione porta oggi all'attenzione un tema che è, secondo me, prioritario per il Trentino, nel senso che gli interventi di microcentraline sono storici nel Trentino. La realizzazione di queste piccole centrali sui fiumi e i torrenti periferici è una questione che fa parte della storia del Trentino fin dagli anni 60. Alcuni comuni hanno combattuto contro la nazionalizzazione della distribuzione idroelettrica negli anni 60 e hanno tenuto in vita dei consorzi elettrici, delle mini centraline che hanno dato risorse economiche ai comuni per poter in qualche modo sostenere la propria attività. E su questo io sono sempre stato favorevole, tant'è che sono stato il promotore di Vermigliana S.p.A. che ha realizzato contro la SEM di Rovereto questa piccola centrale, che però ha tutelato nel suo complesso tutta l'asta del Noce. Adesso vedo, dopo alcuni anni, che c'è la rincorsa a realizzare una molteplici centraline su tutti i fiumi, ma quello che è più grave è che non sono i comuni a farlo, ma sono i privati, e ancora quello più grave è che sono i progettisti che i comuni hanno incaricato a chiedere alla provincia le concessioni idroelettriche. Diventa di fatto che il consulente dell'ente pubblico si fa dare la concessione e diventa imprenditore in prima persona insieme con i comuni, e questi casi ce ne sono già tantissimi in Trentino, per i quali ci dovrebbe provvedere a una moratoria, a mio giudizio, anche perché si tratta di, come dire, un'occupazione del privato in una cosa che, a mio giudizio, quella della risorsa acqua, dovrebbe essere di gestione pubblica, ma non solo per lo sfruttamento idroelettrico, ma per lo sfruttamento economico e turistico di quello che è il Trentino dal punto di vista turistico. E dico questo perché il territorio trentino, e a questo proposito, dei suoi tre elementi costitutivi, che sono le montagne, le foreste ed acqua, possiede una terza risorsa, sinora meno impiegata e sicuramente meno presente a livello competitivo nelle offerte concorrenti, invece ricchissime dal punto di vista sciistico balneare, tanto per focalizzare i due aspetti più noti. La qualità delle acque, poi, grazie a un'attenta opera di controllo e di monitorazione, che è stata sempre portata avanti negli anni, come testimonia l'efficiente capillare rete dell'Appa, è di livello altissimo e che non teme confronto con le più celebrate realtà di parchi mondiali, se pensiamo allo Yellowstone o allo Yosemite in America. Naturalmente la presenza del Trentino nel contesto italiano è ben nota per la qualità delle sue acque e la sua ricezione turistica. Rappresenta comunque un elemento sinergico e di rafforzamento all'offerta nazionale e concentrata sulle acque intese come litorali marini, mentre il Trentino è rappresentata dal patrimonio di bacini fluviali e lacustri. Oltre al lago di Garda, infatti, che nella sua parte trentina costituisce il bacino lacustre maggiore, l'orografia del Trentino è ricchissima, con oltre 300 specchi d'acqua e più di 500 chilometri di fiumi e torrenti, le cui acque scorrono cristalline tutto l'anno. Si tratta di un patrimonio che forse, proprio perché sotto gli occhi di tutti, non è stato sino ad oggi valorizzato, impegnando nell'enorme potenziale attrattivo sia a livello turistico, come invece, al di là dei noti parchi americani precedentemente citati, stanno facendo con risorse ed aree ben più modeste le nazioni vicino a noi, quale l'Austria, la Slovenia e la Croazia, tanto per citarne alcune delle più vicine. Il Trentino però, per le sue caratteristiche che ne fanno un enorme parco naturale acquatico, può contare su di un panorama enormemente migliore e di un suo inserimento nel contesto italiano lo rendono ben più attrattivo per la clientela internazionale europea. Perché dico questo? Perché stiamo sottovalutando, a mio giudizio, e ci stiamo concentrando troppo sull'utilizzo della risorsa acqua, fiumi, dal punto di vista energetico, tralasciando tutta la parte del turismo che potrebbe avvenire, per esempio, quel turismo ambientale legato alla pesca sportiva o ad altre attività come il rafting, che devono trovare una propria collocazione all'interno dello scenario economico trentino,
creando una miscela di equilibrio fra lo sfruttamento idroelettrico e lo sfruttamento dei fiumi dal punto di vista ambientale, che tra l'altro porterebbe posti di lavoro e ricchezza, ma compatibile all'ambiente, perché non andrebbe a rovinare l'ambiente pubblico. Quindi io approvo questa mozione, anzi, fosse stato possibile o fosse possibile emendarla, la estenderei a tutti i laghi e i fiumi del Trentino, a tutti i fiumi in questo caso del Trentino, perché dobbiamo frenare questa rincorsa sfrenata che è in atto in questi giorni, assessori, in questi ultimi mesi, da parte di professionisti incaricati dalle amministrazioni comunali, da parte di società create ad hoc, dalle comunità di valle. Insomma, tutti vogliono prendersi un pezzetto di fiume e farsi una centralina. Mi sembra che stiamo andando oltre quell'equilibrio che 10 o 15 anni fa si era pensato, e direi veramente, assessore, avere una risposta su questo da parte sua, che so che è sensibile a questi temi, per porre con una moratoria, io credo, freno a questa attività, che altrimenti porterebbe lo sfruttamento dei fiumi del Trentino solo dal punto di vista, come dicevo prima, energetico con microcentrali, a danno di tutta una serie di attività turistiche come il rafting o la pesca sportiva, che potrebbero veramente portare molti turisti in Trentino e compatibili con l'ambiente. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Cipetini.